Bene, siamo dunque ritornati in studio per l'ultimo spicchio di tempi supplementari con Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Aspettiamo le vostre telefonate. Oggi ne sono arrivate tante, ma nessuna legata ai temi di stretta attualità, non polemici, perché l'unica relativa alla partita di Napoli è stata di censura per l'azione di una partita di, che veramente è un risultato molto buono per la zona, esatto. UEFA, questo, quindi dei miglioramenti ci devono essere stati. Infatti Casaniga ci ha parlato del desiderio di Suarez, non ci ha detto un po' com'è andata invece l'Inter. Esatto. È interessante. Secondo te, io ne parlavo anche con Gianni De Felice e mi ha evidentemente... Sta per saltare una luce, visto che... No, ma volevo avvertire... più parlare di Inter? Volevo avvertire qualche miglioramento la sua... problemi credo che puoi allora, posso, no, non vorrei che se continuo si viene qualcosa. Adesso non è per dire il bello della diretta, che io mi vergogno, ognuno si vergogna un po' a dirla, però se dobbiamo proprio dirla diciamo. Allora, Napoli, pareggio utilissimo, l'Inter corre veramente il rischio secondo te di non qualificarsi per la zona UEFA oppure no? Beh, dopo oggi meno, però comunque la situazione non è risolta perché ha la Roma. Attenzione, il bello attenzione. Della diretta, hai ragione. Allora, sentiamo se c'è una telefonata così ristabiliamo un po' la calma. Pronto? Pronto? Pronto, ecco, come ti chiami? Buonasera, sono Marco da Monza. Marco da Monza. Sì, dici. Volevo chiedere al signor Mazzola se era d'accordo nel sostenere il fatto che la crisi dell'Inter, secondo me, è iniziata qualche anno fa. O meglio sì, è iniziata con l'anno dello scudetto. L'anno dopo l'Inter ha ceduto due giocatori che secondo me erano fondamentali, sì, per il gioco dell'Inter, che erano Diaz e Matteoli. Ora Diaz perché lasciava, retrocedeva a centrocampo, faceva spazio per i centrocampisti. E insomma, io volevo sapere se il signor Mazzola era d'accordo su questa valutazione. Ecco, Sandro, è un po' quello che abbiamo detto in precedenza relativamente a Diaz e a Matteoli. E poi è vero però, perché anche qua bisogna secondo me specificare, la crisi dell'Inter non si può neanche dire che sia iniziata dopo lo scudetto dei record, perché noi abbiamo fatto due campionati tutto sommato di buon livello. Esatto, l'anno scorso abbiamo perso contro la Sampdoria a San Siro, abbiamo comunque vinto la Coppa UEFA. Sì, effettivamente, ma io quello che abbiamo detto prima secondo me è sempre valido. Chiaro, il problema dell'Inter è che è a Milano, dove c'è un Milan che invece ha un cammino molto più tranquillo con più risultati. Probabilmente un'altra società che non si chiamasse Inter in un'altra città non avrebbe nessun problema se quest'anno le cose vanno così, perché ha vinto abbastanza prima. Ecco Gianni, senti, beh, l'aria francamente disturba un momento. Trapattoni, perché si parla di società, si parla di giocatori, allora Trapattoni che importanza ha avuto nell'Inter? Trapattoni che importanza ha avuto nell'Inter nel mantenere la struttura di una società? Io credo che sia stata un'opera la sua piuttosto importante. La sua grande esperienza lo ha messo anche nella condizione di operare non solo sul campo, ma di tenere un rapporto reale tra la società e l'ambiente tecnico e via dicendo. Quindi credo che Trapattoni abbia fatto molto bene il suo lavoro. Sandro, tre stranieri più uno evidentemente disposto anche ad accettare di andare in tribuna a turno, a rotazione. Secondo me il problema io non lo vedo in questi termini. Io parto da un concetto di base: lo sport non deve creare barriere, ma le deve abbattere. Se poi diciamo che gli stranieri costano troppo eccetera, va bene, sono d'accordo. L'errore è dei dirigenti. L'errore, c'è un po' di guerra, ma sono i juventini che si ribellano, vedi come viene. La situazione è sotto controllo, grazie, magari in un altro momento era meglio. Sandro, la partita che dà più emozioni, più attesa forse nel mercoledì è quella, il ritorno tra Liverpool e Genoa. Ecco, sarà una partita tosta, dura, all'inglese come tutti pronosticano, ricca di emozioni oppure no? Beh, sicuramente sì, perché questi ce la metteranno tutta, quelli del Liverpool. Anche se ti dirò che vedendo Liverpool e Genoa ho pensato che potevo giocare anch'io, perché Modi lì a metà campo con la bella pancettina da commendatore ha fatto i suoi 5 metri in tutta la partita. Poi è un giocatore che comunque è in possesso di grande tecnica, di visione di gioco. Dava sempre la palla lateralmente, quindi oggi potrei giocare anch'io, forse anche Gianni. In questo senso sì, la vedo in questo modo, anzi ne sono convinto.
soprattutto bene. Per Sandro Mazzola, Gianni Rivera, siete su Scherzi a parte. Ciao. Oh ragazzi, ma chi l'ha buttato l'acqua?